Agostino, eccoci qua. Siamo, siamo online e siamo collegati. Come stai? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io mi sa che sto parlando forte, come sai quando al telefono no? dice quello non, sente, <ride> eh, no, non capisce la lingua, allora tu parli ancora più forte. Potrei parlare normale. No? <ride> sì. È l'inglese di mia eh, zia, esatto, insomma, esatto, come dico io. è l'inglese di no altri, quello, quello urlato. Allora, vedo collegati Marco, Thomas, Flavia penso un altro po' di persone si stanno, si stanno aggiungendo quindi gli diamo un pochettino di tempo vediamo se sì, anche sì. questo radio diverso questo pure è un test perché vediamo se questo radio diverso co come coglie diciamo i nostri i nostri followers se con la forchetta in mano oppure diciamo già pranzati tu Agostino hai mangiato? <ride> io ho mangiato, sì oh, sì ma... sì, da, ho mangiato, mi sa che l'unico che non ha mangiato sì, sì. sono io allora ancora, cavolo, farò una diretta, come dire, la facciamo veloce questa allora, così, beh ti ho visto fare colazione alle 12.30 <ride> esatto, quindi, esatto, abbia almeno insomma la dignità è, di non, è tutto collegato, è tutto collegato, <ride> aumentare i net, sì sì è tutto collegato, aspetta che appoggio un attimo qua perché se no mi balla il monitor allora, 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 vediamo un pochettino chi si collega e chi ci sta. Allora, intanto, Agostino, come dire, fa fatti, fatti un selfie di presentazione, cioè raccontaci un attimo di te, rapidamente. Di me? Sì, sì. Eh, beh, che allora fai? io mi. Mi occupo di, di fotografia da una ventina d'anni più o meno ho cominciato intorno ai 20, 25 eh, come amatore poi insomma un pochino sono cresciuto quindi la, è un'attività un che diciamo, mi affianca un po' la mia attività professionale che è effettiva che è in un'azienda che si occupa di sistemi di stampa. E da un annetto e mezzo a questa parte collaboro con lo studio fotografico Domus Foto, che è stato aperto da una mia amica di vecchia data, fotografa professionista, Ornella Lotti. Saludiamo Ornella, e ringraziamo per il collegamento. Cano canonista, peraltro lei data da storica sia dei tempi della pellicola e adesso col digitale, quindi poi vostra, vostra cliente e quindi vi siete, vi siete poi trovati, anche se in realtà poi tu e io ci conoscevamo da prima perché ai tempi mm. di di laboratori visivi, avevo partecipato a, una, a un workshop di fotografia e paesaggio urbano, che poi è anche il mio genere principale, il insomma il mio genere preferito. E, e quindi in, in, sì. in qualità diciamo, di, di tecnico di una società che si occupa di stampa, hai stampato le foto di Robert Frank, è questo che mi volevi dire? Eh? Eh, magari, no? eh, magari, <ride> magari, magari, magari... Proprio no. Eh? no. Purtroppo no, purtroppo ah, no. Okay. Però, diciamo ecco, al di là della passione per la fotografia, cioè per far, nel farla, ho sempre avuto una grossa, un grosso amore per la fotografia, intesa come, come forma d'arte, come linguaggio espressivo. Quindi ho sempre cercato di abbinare la tecnica e il, e il piacere di giocare con, con fotocamere obiettivi. Al piacere di sfogliare libri, insomma, di approfondire come questo linguaggio è stato utilizzato, da quando, da quando è stato inventato. Insomma. Certo, certo. E quindi questo poi ci ha portati no, a far. A buttare fuori quest'idea delle, 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 delle fotopillole Allora faccio un altro paio di saluti Luigi, Alessandra, ecco ci vedi Fabrizio, Cavè eh, Oddio forse ho pronunciato male e Ci sentite, faccio la domanda che genera sempre il panico Ci sentite tutti? E Ci vedete tutti? Aspetta, eh, mo, pre prendiamo una quantità di insulti No, io no, non sento, non vedo Vediamo un attimo quello che succede Diteci se ci sentite così cominciamo Vediamo un attimo, diamogli un po' di lag e di ritardo, ci sentite? Beh sì, ci sentite? Ci sta. Eccoci qua. Allora, sì, perfetto, grazie. Fra Marco e Francesco, sempre per primi, grandi, grazie mille, gentilissimi per il feedback. Grande Marica, ci sei pure tu. Allora, intanto faccio solo una rapidissima introduzione, Agostino, poi mi taccio e ti lascio la parola. Eh, grazie, Franco. In risposta alla chiacchierata che, che ci siamo fatti con, con il mio faccione eh, mercoledì sera, eh, cominciamo a dare qualche spunto al di là della tecnica, cioè parliamo un pochettino di. Di linguaggio, di autori, cerchiamo di fare in modo che questo gruppo non sia solo, diciamo, un, un concentrato di ipertecnica e tecnologia, come gli incontri con anche ieri con, con Riccardo, che ci ha sdraiato un pochettino tutti quanti, con le sue bombe atomiche sull'esposizione nel video. E, mh, a ah, qual qualcuno addirittura brinda la canon, dice viva la canon, signore. <ride> Tut tutto bene, tutto bene. E, um, ma cerchiamo appunto di dare degli spunti fotografici di approfondimento, soprattutto appunto in questo periodo in cui siamo forzatamente costretti eh, a stare a casa, a parte il piacere di, di intrattenervi, eh, però è anche un modo in qualche modo per portare avanti una riflessione sul, sul linguaggio. La iniziamo con Agostino. con Agostino, la proseguiremo la prossima settimana, speriamo anche con altri ospiti. E insomma, se, se questa prima edizione con Agostino, come siamo sicuri, andrà per il meglio, eh, avremo tutto il piacere di, di riospitarlo tra di noi. Quindi Agostino, mi taccio, raccontaci di Robert Frank. Ok, ok. Uh, allora, di nuovo buongiorno a tutti a per chi si è collegato adesso e ringrazio ovviamente anche te e Camera Service per, per lo spazio e per l'opportunità. Quindi cominciamo, abbiamo dibattuto un pochino, ricorderai no, su chi, quale fotografo, quale argomento affrontare no, come prima puntata di queste, di queste fotopillole. E alla fine la scelta è caduta su Robert Frank, che è una figura importantissima e, e molto particolare in effetti perché. Nella stragrande maggioranza dei casi i fotografi che hanno un po' fatto la storia della fotografia hanno avuto ovviamente un periodo iniziale di gavetta, poi si sono affermati, sono stati poi consacrati, hanno avuto il loro percorso. E fatto di opere, di progetti, di esposizioni, di libri. E Robert Frank invece ha avuto un percorso un po' particolare perché eh, abbastanza giovane, a poco più di 30 anni, ha pubblicato il testo di cui vedete la, la copertina in, uh, in, nello schermo, che è diventato, e eh, adesso poi oggi vediamo perché, insomma un testo fondamentale nella storia della fotografia, e poi dopo ha seguito altre strade. Quindi uh, ha avuto una, un, un picco ed una vetta di, di, di creatività e di importanza iniziali, è diventato subito, non subito ma diciamo è diventato presto un maestro riconosciuto e lo è, lo è ancora tutt'oggi, eh, però poi di fatto si è dedicato ad altre, <coughs> ad altre strade creative, ad altri percorsi, si è occupato più di cinema, di cinematografia, ha girato film, documentari e altro. Quindi è una figura un po' particolare e ci sembrava interessante partire, partire da questa. Uh, Rapidissimamente chi era Robert Frank è un signore che è nato, nato in Svizzera da una, famiglia, da una famiglia ebrea di origine mh, tedesca e mh, nel 1924 è nato a Zurigo, ha, ha cominciato a occuparsi di fotografia abbastanza, abbastanza presto come assistente di fotografi appunto, svizzeri, poi nel 1947 gli stava un po' stretto diciamo, l'ambiente e il contesto culturale della, della Svizzera tedesca dell'epoca e nel 1947 approda a New York si trasferisce negli Stati Uniti e da lì comincia un percorso eh, che lo porterà poi a questo libro principalmente è, è venuto a mancare tra l'altro pochi, pochi mesi fa è venuto a mancare lo scorso, lo scorso settembre sì, 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 in Canada eh, lui sostanzialmente in che Uh, è sono importanti le date no? perché noi guardiamo le fotografie, parliamo dei fotografi eh, come se fossero delle isole che da sole scattano e producono qualcosa, ma non dobbiamo mai dimenticare che il, uh, sulle loro opere c'è quasi sempre l'influsso del contesto di, in cui si trovano e, e di quello che c'era stato prima. Nel 1947, gli Stati Uniti d'America erano diventati la potenza mondiale, avevano vinto la seconda guerra mondiale, eh, si erano ormai impossessati del predominio economico, tecnologico e politico sul, sull'intero pianeta, no? al, ormai a discapito dell'Europa che non era più eh, il, il, diciamo, il, il continente leader del pianeta. C'era in tutta la società americana una grossa eh, positività, la voglia di, da un lato, godere della, della pace ritrovata anche se naturalmente su quel suolo non si era combattuto ma comunque c'erano state tante perdite, tante, tante sofferenze, tanti lutti, quindi il piacere della, del ritrovare la vita uh, fatta di successo, di, di beni materiali, l'esplosione della, della, della prima società consumistica, il boom delle macchine eh, ormai disponibili per tutti, e i primi fast food se vogliamo, insomma si, si stava sviluppando sempre più una società appunto molto molto positiva molto ottimista e basata sul successo e molto, molto materialistica se vogliamo Questo visto dagli occhi di uno svizzero, una persona discreta, eh, riservata, che veniva da tutt'altro mondo, un po' dalla cultura mitteleuropea dei, dei decenni precedenti in Europa, viene, viene appunto poi filtrato no? dalla, sua, dalla sua sensibilità e si riflette in un libro che, appunto, è diventato poi il, veramente il, il manifesto della società americana dell'epoca e guarda caso appunto fatto da uno straniero, quindi da uno che quella società non, non l'aveva vissuta in prima, in prima persona. Arriva negli Stati Uniti, dicevo, e, e comincia a collaborare come, come fotografo uh, per la rivista Life, studia con uh, Edward Steichen, che era stato un grande fotografo negli anni precedenti, ed era poi in quell'epoca il direttore del Dipartimento di fotografia del, del MoMA, quindi insomma un nome grosso. E da talentuoso fotografo qual è, uh, vince la borsa di studio del, del, del Guggenheim e grazie a quei fondi lui riesce a organizzarsi con una macchina di seconda mano, accompagnato dalla, dalla famiglia, dalla moglie e da due figli piccoli, un figlio e una figlia, uh, si organizza nel giro di due anni, tra il 55 e il 56, due lunghi viaggi negli Stati Uniti, toccando 48 dei 50 stati degli Stati Uniti, scatta oltre 80.000 fotografie e alla fine ne, ne seleziona le 83 che diventano questo, questo famoso testo che è questo qui. E vengo a casa tua a rubarlo, ce <ride> l'hai? Eh vabbè, no? per fortuna si trova a prezzi umani sulle normali librerie fisiche, e al momento purtroppo solo online perché non possiamo uscire a comprare libri. Ma quindi scusami, se ho ehm... capito bene, il rapporto del libro, esasperando quello che hai detto, è di 1 a 10.000 di immagine? A mille. A, a mille, scusami, a mille. Sì, sì, sì comunque sì, comunque un tanto. Un bel editing, tanto. a proposito di editing. E, eh, assolutamente sì, assolutamente sì. E, tra l'altro, um, in realtà, pochissimi, praticamente negli stessi anni in cui lui scattava, forse un anno prima, c'era stato un fotografo, anche lui di origine europea, William Klein, che aveva fatto un libro che si chiama Dedicato a New York, dove... Uh, una delle cose mh, che, che maggiormente risaltano uh, si rifaceva ad uno stile fotografico molto, molto sporco, molto diretto, molto immediato, cioè era un, un testo, questo di, di, di Klein, dove le immagini erano volutamente sporche, storte, sgranate, mosse. Perché la sua idea era la società è, è frammentata, la fotografia non può e non deve essere soltanto so, sottomessa alle regole delle editorie e delle riviste. Perché ovviamente quello era anche il periodo in cui, con la diffusione delle tecnologie di stampa che diventavano più, di qualità migliore, di maggiore velocità, eccetera, eccetera, e anche con la, la grossa. Uh, diffusione dell'alfabetismo, che si cominciava, a, cominciava ad azzerare un po' l'analfabetismo, soprattutto nelle società occidentali, c'era stato un, un enorme boom no? delle riviste di fotografia. Quella era l'epoca dei fotoreporter, degli eroi, dei, dei, dei Cartier Bresson, dei Capa, che avevano gambe e spalla con le macchine, erano stati al fronte, avevano documentato la seconda guerra mondiale, poi la, la, la guerra di Indocina, la guerra di, di, di Corea e quant'altro. E quindi c'era il mito di questo fotoreporter e di questo racconto della realtà, di questa documentazione della realtà che doveva poi sottostare alle logiche ovviamente delle riviste, quindi anche con dei canoni estetici ben codificati. Ed ecco che sul panorama americano irrompe prima questo, questo testo di William Klein e poi pochi anni dopo eh, quello di Robert Frank che diventa ancora più dirompente, che invece propongono un linguaggio fotografico apparentemente disordinato, apparentemente trascurato. Ma che in realtà sono non scatti casuali, sono scatti che sembrano casuali, o sono scatti anche che quando sono casuali, lo sono in realtà uh, a seguito di un procedimento mentale molto codificato e di un approccio assolutamente, assolutamente lucido. Quindi, lui si. Sì, Faccio vedere qualche, qualche immagine. Sì, magari. Per esempio, già dalla copertina, uh, questa è un'immagine che ci dice tantissimo sulla segregazione razziale, che all'epoca. Uh, era assolutamente legge come sappiamo noi negli Stati Uniti siamo, siamo prima di, di, di Rosa Parks e della sua ribellione uh, sul tram no? per, quindi questo è un tram uh, dove vediamo nelle carrozze, nella, nella, nella carrozza nei sedili anteriori c'è lo, lo scompartimento riservato ai bianchi e dopo dietro lo scompartimento riservato alle persone di colore ai colored come si chiamavano all'epoca e negli, negli sguardi uh, arroganti di, di su, della prima signora che vediamo lì sulla sinistra il, lo sguardo anche un po' vincente e, e, e solido e, no? del, del ragazzino che vediamo tutto elegante impettito col papillon eh, si contrappongono invece poi le, le, le espressioni un po' un po spesate un po' sofferenti delle persone che vediamo vediamo sedute dietro si vede forse un po' più in grande qui ecco noi vediamo no? questa, 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 questa linea di lettura dell'immagine che da sinistra verso destra uh, ci porta a, a leggere questo, questo, questo spicchio di realtà fatto, fatto in questo modo. Ogni tanto abbasso lo sguardo per vedere sì. uh, se c'è magari qualche domanda o Ma qualche, io, o qualche commento. Vai, 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 ah, okay, vai pure. Ci siamo noi in sovraimpressione sulla foto, ma la passiamo, la foto la conosciamo tutti. Ah, però... Vai, vai, vai con le prossime. Ah, okay. eh, io, io vedo solo il tuo video, non vedo il mio, quindi io non so dove ah, sono. <ride> sei alla seconda. Come, come, la, come la famosa particella di storia. No, no, le foto le vedo, non vedo il mio video, non vedo la mia, la mia miniatura, la mia inquadratura. Vabbè, vabbè. Quindi non, e, non e, mi Risulti facendo... bene, poi... Ah, non, è, non è importante. Ti commenti la tua estetica dopo, dai. Diciamo... <ride> Speriamo di no. Um, diciamo che il libro ha una enorme influenza su, uh, sul genere della street photography, che già. Ovviamente era uh, esistente uh, uh, all'epoca, um, vi riceve delle critiche devastanti. La rivista Popular Photography, le, la Marca, quelle foto come, come sono mosse, sono storte, sono trascurate, sono trasandate. Proprio la, la sloppiness viene utilizzata no? come, mm -hmm. come termine. E, um, il libro ha un enorme. Qualità dal punto di vista dell'editing, quindi, la, la, la sequenza delle immagini è studiata ed è fortissima. Io ne ho evidenziate un paio, che poi faccio vedere mi sono segnato molto, molto manualmente dove, dove aprirle, giusto per vedere poi la, la forza di, una, di un racconto, perché non è un testo che ha un testo, scusate il besticcio di parole, non è un libro che ha un testo, sono soltanto immagini. E, ed è stato appunto talmente criticato che negli Stati Uniti non, non è stato pubblicato inizialmente, la sua prima pubblicazione è stata in Francia. Mm -hmm. Uh, con dei, degli antefatti di scrittori uh, francesi, poi dopo uh, un po' è stato accettato anche negli Stati Uniti ed è uscita anche l'edizione americana e con tra l'altro l'introduzione di Jacques Herouac, lo scrittore, quello, esatto, la medica prefazione. Un altro esempio di uno scatto che ci dice tantissimo mostrandoci, mostra, mostrandoci poco, no? vediamo questo bambino bianco, se molto bianco, più, eh, appena, appena nato e in braccio ad un'infermiera di colore che chiaramente è, è una, fa parte del personale della, della clinica dove questo bambino è nato, quindi vediamo qui. Lui ha uno sguardo uh, ovviamente insomma, un, po', un po' fisso e come tipico dei bambini di quell'età, lei ha quello sguardo un po' dolce, un po' rassegnato che siamo abituati a vedere no? anche nell'iconografia delle figure di colore che noi abbiamo uh, davanti agli occhi. Uh, teniamo presente un'altra cosa. Uh, questo è una, un bellissimo scatto, questo è una, un funerale di una famiglia di colore, quindi vediamo di un soldato probabilmente, vediamo no? la signora che piange, persone che si disperano dietro e quant'altro, e, e funziona molto molto bene il contraltare con invece un'altra scena di strada colta a New Orleans, dove invece vediamo tutt'altro, vediamo gente indaffarata, vediamo gente indifferente, vediamo gente cioè chi ride come le persone sulla sinistra o chi invece quasi con espressione arcigna indifferente cammina come la signora uh, un po' più sulla destra al, quasi al centro del fotogramma. Uh, farei una considerazione un po' su queste due foto. Noi le stiamo guardando e ormai sono tanti decenni che noi vediamo foto di street, per cui non ci sembrano tanto originali forse alcuni di questi, ma dobbiamo metterci nei panni uh, di chi queste foto le vedeva 60 anni fa, quando sono uscite. Hanno avuto un effetto assolutamente dirompente su quella che era l'estetica, no? Qual era l'iconografia della... più o meno del contesto: cioè, per, per capire, diciamo, il rapporto con l'immagine tipo che veniva vista? Beh, come dicevo prima, c'era una forte importanza. Le immagini venivano. Non c'era ancora la televisione, quindi il veicolo. E eh, ovviamente neanche Internet. Il veicolo principale di diffusione delle immagini, anzi, il veicolo esclusivo di diffusione delle immagini, erano le riviste. E quindi le immagini dovevano sottostare alle esigenze editoriali in termini di layout, in termini di contenuti, in termini di impaginazione, di formato e quant'altro. Invece, Frank, come il William Klein, che citavo prima, se ne, se ne disinteressa totalmente. Lui è uno che va in giro a raccogliere appunti visivi, eh, ambendo a realizzare un ritratto eh, un po' cattivo, ma anche molto affettuoso nei confronti di un'intera nazione. E quindi, infatti, poi da queste 80.000 foto, no, seleziona poi questi, questi 80 scatti che diventano un po' la, 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 la sintesi e allo stesso tempo un po' la somma mm -hmm. di, questo, di questo suo affresco. Vai, vai. So, quello che lo, lo, lo segna maggiormente sono i primi, lo dicevo all'inizio, no, la società consumistica che si andava formando all'epoca e si cominciava a plasmare sempre più all'epoca. quali sono i segni del, più forti di questa, di questa società? Uh, le macchine. Mm. E, e, I jukebox, i ristoranti, noi guardando, ovviamente oggi io ho selezionato una decina di scatti giusto per accompagnare la nostra chiacchierata. Ma guardando il libro, si ha, sfogliando l'intero libro, si, si può avere quasi la sensazione che si tratti di un libro dedicato molto alle automobili. Vediamo le foto di stazioni di servizio, vediamo foto di diversi jukebox, diversi bar perché. La vita, eh, che si stava cominciando, il modello di vita quotidiana che si stava cominciando sempre più a diffondere all'epoca con la socialità fatta in un certo modo eh, era qualcosa di assolutamente estraneo e nuovo agli occhi di uno svizzero no? di, 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 di 30 anni certo, che veniva da lì certo. che veniva dall'Europa e quindi a, assisteva alla nascita di questo mondo nuovo che poi in realtà un pochino poi è diventato anche il nostro perché a me piace eh, sempre far ricordare che la cultura degli Stati Uniti è un po' la seconda cultura di tutti noi mm -hmm perché sono stati bravi. A, uh, nel bene e nel male, diciamo, a esportare un loro modello, un loro modello diciamo, culturale e sociale. Questo è uno scatto fatto all'interno di, di una caffetteria, di un ristorante, è diventato tra i più significativi, perché c'è il contrasto tra lo, il, il volto stanco, un po' diciamo distratto e abbastanza stanco di questa, di questa ragazza, di questa cameriera che sta al bancone e evidentemente non ne può più. E, e dietro c'è il, il quasi il sarcastico castello. Di Felice Natale con la faccia di Babbo Natale Allegro. Certo. In molte foto c'è sempre un po' il racconto anche un po' della solitudine, no? dello straniamento, lo vediamo anche in quella che abbiamo visto prima. No? Qui c'è tantissima gente, ma sembra quasi che non ce ne, non ce ne siano due che interagiscono tra loro. Certo. Sono tutte persone sole, eh, indif indifferenti l'una all'altra e che fanno, seguono ciascuno il proprio percorso, pur essendo così vicine fisicamente, non c'è quasi nessuna nessun meccanismo no, di interazione tra loro che vediamo. No. Eh, da fotografi non possiamo non notare che ha colto un momento pazzesco di, di composizione e di, e di armonia dell'immagine, perché poi in questo tipo di scatti così, così affollati la differenza tra uno scatto riuscitissimo come questo e uno scatto sbagliato è veramente millimetrica. Infrazione. Basta davvero poco, mm -hmm. qui, qui funziona tutto. Funziona tutto e possiamo parlare. Possiamo rifarci al famoso momento decisivo di Bresson. Se vogliamo, questo è un momento in cui tutta la composizione sembra avere un'armonia interna assolutamente perfetta e bilanciata. Senti, rispondo solo un attimo a eh, Andrea che ci sì. chiede, come tanti, se queste dirette rimangono sul gruppo. Sì, come tutte le dirette stanno sul gruppo, le trovate poi, anche, abbiamo fatto anche una categoria proprio per le dirette, quindi ce l'avete lì a disposizione, andranno sul nostro anche canale YouTube. Queste foto ci chiede Claudio sono nel libro? Tutte? Tutte, qua. Sì. Quindi sì, sì, le il sì. libro e le vedrete diciamo, anche personalmente. Anzi, poi sul libro ti farò una domanda dopo. Vai, vai. Avevi altre foto? Non mi ricordo, okay. scusami. Sì, sì, ne avevo presa una decina. Vai. Ecco, questo è un esempio di foto estremamente estorta. Io penso che se oggi uno pubblicasse una foto così su un gruppo Facebook lo distruggerebbero, gli direbbero Beh. estorta. Mm. <ride> è piena di grana eh, i soggetti sono mossi eccetera, però eh, io dico sempre, no, ci sono foto che danno risposte e ci sono foto che pongono domande mm. eh, che aprono no, dei, dei canali, degli spunti e, m, questa è un'immagine dove noi vediamo tre figure no? una maschile sulla destra eh, insolitamente la leggo a partire da destra eh, che fa un po' da quinta, quindi è geometrica chiude l'inquadratura, però la vedo anche, ma la interpreto io. Potrebbe essere ovviamente interpretata in maniera diversa. No? Come una figura maschile, paterna, un po' opprimente. Io vedo un uomo alto, robusto con gli occhiali pelato, quindi una figura un po' di autorità, mm -hmm. un, po', un po' conservatrice, un po' reazionaria. Davanti a lui una signora sicuramente ben vestita che sta andando in qualche, a qualche evento mondano. Un, immagino sia un, una stola, insomma un collo di pelliccia. E invece, nell'ascensore con lo sguardo stanco, abbastanza simile allo sguardo un po' triste e addolorato di quest'altra quest esponente della classe lavoratrice, eh, vediamo invece una ragazza di, sicuramente di un ceto sociale più, più modesto, che probabilmente a fine giornata possiamo immaginare che question fine giornata lei sta tornando a casa dopo una giornata di, di un lavoro pesante, magari in una caffetteria o in un negozio, mentre questi altri, i ricchi, si vanno, si vanno a divertire. Mm -hmm. Ecco, una foto del genere per i canoni giornalistici dell'epoca non sarebbe stata mai, mai accettata. Oggi sì, oggi sì. È per questo che lo, lo, lo ridico. Adesso che le guardiamo, cerchiamo di fare la tara al fatto che stiamo guardando immagini scattate 60 anni prima, quando si tendeva a lavorare in maniera, in maniera molto diversa. Qui abbiamo un altro esempio di istantanea colta in strada. Uh, gruppi di persone che si danno le spalle. Anche qui vediamo un po' di, un po di solitudine, un po' di, di allontanamento e come spessissimo avviene nelle foto di, di Frank c'è una macchina mm. sullo sfondo che è un po' un simbolo che ricorre molto spesso in, in tutto il libro. Così come molto spesso, e questo è un altro esempio, ricorre il, il simbolo della bandiera su quale magari spendiamo due parole dopo. Okay. Questa immagine adesso questa a me piace tantissimo, io questa me la vorrei veramente appendere in salotto. Perché e qui passo alla fase più Niente, manuale sì. del, della chiacchierata. No, abbiamo beh, qualche altro dove, minuto, dove... Eh, Agostino, così lasciamo spazio pure alle domande. Sì, sì, sì. Vai. Assolutamente sì. Volevo fare un esempio di editing, cioè di, della scelta saggia e ponderata di in che sequenza disporre le foto. Non so quanto si vede, ma tanto non è importante diciamo, il dettaglio. In questo piccolo microblocco, noi abbiamo uno scatto. di provo a fare una cosa. Due. Dammi solo un secondo, aspetta un attimo, eh. vediamo se. E... No. Mi mandi, mi mandi una truppa. No, volevo mandarti una truppa in diretta <ride> ma non l'avevo preparata, non ero pronto per questa cosa, però va bene, poi ci, ci attrezzeremo. Beh, tanto sono, sono tre, sono tre. C'è un, un micro blocco di una, uno scatto uh, fatto dall'interno di una macchina di questi due ragazzi M che viaggiano. Mettila, mettila davanti al monitor, scusate la, 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 la brutalità della diretta. Eccola qua, vai. Va bene così? Vai che ti vediamo bene. Perfetto. Vai. Dopo c'è quella che abbiamo appena visto, uh -huh. con la macchina che comunque ci dà ancora il legame con l'immagine precedente, e dopo ancora c'è questa qui che abbiamo adesso davanti, quindi ancora la macchina, questa volta però coperta, quasi a protezione, no? uh -huh. e un po' crudelmente, cinicamente, nello scatto dopo c'è la stessa scena, se vogliamo, ma questa volta purtroppo lì c'è la vittima di un incidente stradale coperto anche lui da un telo come la macchina precedente, vittima sicuramente anche lui di un'automobile mm. come dell'oggetto rappresentato nella foto precedente. Quindi questo è un esempio eh, di, di, appunto della, della... È stato detto che questo libro ha un ritmo, ha un ritmo jazz. Visto che ce l'ho aperto, le faccio anche il secondo così ci leviamo il pensiero. <ride> ne avevo individuato un altro. Qui vediamo un prete di colore uh, sul fiume Mississippi che sta... Uh, con una croce in mano sta celebrando, probabilmente non sappiamo, libro, non, sappiamo. non sappiamo se è una preghiera. Non sappiamo se è una preghiera o un incantesimo voodoo. E dopo, la stessa, qui c'è una croce, non so se si vede, comunque il, pre, il prete la sta impugnando. Dopo abbiamo uno scatto in cui c'è una statua di natura religiosa che, con, con, un cro, con una croce a Los Angeles e sullo sfondo una, una pompa di benzina e dopo ancora tre croci dopo un incidente automobilistico mm -hmm, quindi c'è una connessione forte quindi c'è un legame sempre molto forte è stato detto no, che ha un ritmo, un ritmo un po' jazz fatto di, di uh, sequenze di un certo tipo questo scatto qui ad qualcuno che, che forse ne ha sentito parlare della New Topographics potrebbe ricordare no, questo, quel genere di fotografie legate all'effetto all dell'uomo sul paesaggio urbano magari ecco, una delle prossime foto la facciamo su quella in realtà siamo vent'anni prima, mm, mm, quindi non possiamo certo scrivere a quel filone, però diciamo, è un testo che contiene immagini un po' di street photography, anche se non è un lavoro esclusivamente di street photography, un po' di uh, documentazione di paesaggio urbano classico e un po' di uh, quella che potrebbe essere definita come una prima anticipazione della, della, news, sì. della New Topographics. Abbiamo perso il tuo segnale video. Aspetta un attimo. Ah, ecco di no, qua. No, il bianco era l'ultima Ah, strada. ok, ok, eh, ok, no, temevo il peggio, temevo di aver <ride> fatto il. le foto sono finite, ritorno. Vai, vai. Te... Ritorno alle do un'occhiata al non so se c'è qualche Allora ti do io qualche spunto: qualche domanda, do io qualche spunto. Intanto vabbè, ah, okay. un po' di complimenti personali anche da parte di Francesco perché non conosceva Frank e quindi sicuramente gli ha fatto scoprire una narrazione Leggo, sì, molto ricca. No? E, um, ci chiede Maria, è una con sentimento negli sguardi, non sempre è così nella street di oggi, Mo, chiaramente non possiamo fare una risposta generalista, no? possiamo dare un'opinione magari su Robert Frank quello sì. Sì, è vero, è vero, no, lui ha ragione, lei ha ragione, lui è molto, è molto delicato, è sempre abbastanza discreto mm. nella, nella, nella narrazione, cioè una, una delle ultimissime frasi della, della prefazione di Kerouac. Che dice eh, Robert Frank, svizzero, discreto, carino, con quella sua piccola macchina fotografica, ha estratto una poesia triste dal cuore dell'America e l'ha fissata sulla pellicola. E così è entrato a fare parte della compagnia dei grandi poeti tragici del mondo. Direi: che... proprio no, a segnalare il suo Direi così. approccio a. E questo caso è un altro spunto della, della prefazione di Kerouac? A tua disposizione, no perché concludiamo con quello: così concludiamo sì. con una frase. Intanto, preparatela. Io ti do, do un altro spunto, magari a chi ci sta seguendo live. E aiutami anche tu, diciamo, anche nel provare a fare un, un attimo un riassunto. Una persona probabilmente con, con poca esperienza professionale, no? ma con un, un talento, diciamo, che è venuto fuori attraverso il tempo, perché inizialmente neanche è stato riconosciuto no? il, suo, il suo lavoro, si è imbarcato in un progetto personale. No, per carità, finanziato e sostenuto da uh, un'importante istituzione che aveva già riconosciuto in lui no, un'autorialità importante, però sicuramente no, ha investito tempo e risorse e famiglia, no, come ci hai raccontato, no, in una narrazione, certo, sì. in una narrazione personale. L'ha fatto mh, con, intanto con un, un grandissimo lavoro di. Scatto ma anche e soprattutto di editing, che era quello che stavamo dicendo inizialmente, no? E questo è probabilmente uno certo. dei migliori esempi della discussione che abbiamo fatto anche mercoledì, cioè l'importanza fondamentale dell'editing. L'altra cosa che dico a tanti tanti fotografi che seguono i nostri corsi e che, che partecipano alle nostre attività l'ha fatto senza parole, cioè non ci sono parole, no? In questo libro. Questo lo dico perché normalmente vediamo nei nostri corsi tante persone che nel sottoporci la loro immagine cominciano a parlare no? e, e, e ci inondano mm -hmm. no? di, di parole, di riflessioni personali che sono prima di tutto però le loro, non è detto che siano quelle della fotografia e, e soprattutto rischiano anche di togliere la possibilità a chi guarda l'immagine di interpretare no? quell'immagine con dei codici certo. altri rispetto certo. a quelli di, di che sono stati scattati. Queste immagini, io me le ricordo quando le ho viste al, al, al primo corso di fotografia che ho fatto, sinceramente non le avevo capite. Nel senso che ero, eh, come dire, così preso. Da composizioni drammatiche, grand'angoli a distanza ravvicinata, mm. no? eh, il 28 mm da vicino, tutte queste cose che vedere. Queste composizioni un po' a nastro, no? questa prima foto di copertina mi ricorda mm -hmm. il, na il nastro quello del 35 Sem mm, nei negativi eh, esattamente, sì, sì, sembra sì, un prodino no? sì, sì, sì. tra l'altro eh, con, con sopra no, questi tasselli proprio del 35 mm. Anche la foto che ci hai fatto vedere tu di strada sembra un, una lettura a nastro, cioè tu stai lì, ti No? E fotografia esattamente quel momento, questa assenza di, est di apparente estetica, eh, perché per me l'estetica era solo l'aspetto esasperato dell'estetica. No? Eh, sinceramente, ho visto queste foto, questo libro, e da grande ignorante qual era e quale sono, ho detto: Vabbè, sì, però no, di che stiamo parlando? Eh, è solo nella contestualizzazione di quell'immagine no? e soprattutto nelle influenze che ha avuto dopo che ho capito, eh, mi, ha, mi hanno aiutato a capire no? l'importanza di, 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 di questa fotografia. Avevo una, un, una domanda per te. Eh, certo. Vediamo una marea, di, che era un terzo spunto sì. oltre a quelli che abbiamo analizzato. Perché tu a un certo punto hai alzato il libro, no? Allora, una marea di foto online. Sì. Ne possiamo vedere quante vogliamo, possiamo vedere anche. Eh, Robert Frank, queste immagini sono online, sono a disposizione di tutti. Che senso ha avere il libro, secondo sì. te? Beh, perché online non le vedi tutte. E va bene, per carità. No, ma proprio. E... Ovviamente io sono e a favore poi... dei libri, no? Eh, però l'oggetto libro, in, in questo sì. senso, cosa rappresenta? Al di là del feticismo e della passione che si può avere per questo oggetto, però. Vabbè, ah, io non so se si vede la mia libreria dietro, ah, ma. Allora vengo a casa tua. Eh. Beh, il... <ride> Beh il, um... il fatto è che nel libro tu le vedi tutte e le vedi nella sequenza in cui sono state pensate. Mm. Il libro è l'opera finita. Mm. Soprattutto un testo come questo, dove il valore dell'opera è, è il risultato della somma e dell'affiancamento di tutti i frammenti che la compongono. E dove appunto la estraendo la foto singola sì? Può anche esserci lo scatto bello è, più, è un po' più uh, efficace um, come questo qui, ma ce ne sono tanti altri. Ne alzo uno a caso. Che obiettivamente dubito che qualcuno si metterebbe in salotto. Mm -hmm. Io forse sì, ma io non faccio testo. È uno scatto come questo, però, è uno scatto che uh, in mezzo ai due, a cui si trova, e inserito in un contesto più ampio, ha tutto un, un discorso. Quindi, un romanzo va letto tutto. Non, se prendi tre pagine, possono essere belle per fare un'antologia, ma se non, lo, non la capisci la trama se non leggi tutte le pagine dall'inizio alla fine, certo. no? Come no? Grazie, grazie, Agostino. Quello è più o meno il senso. Vediamo se c'è qualche domanda. Diamo un secondo, intanto tu preparati quello spunto di Kerouac e concludiamo con quello, così. Vediamo se c'è qualche sì. domanda, e, e te la riporto. E se c'è qualche curiosità, speriamo chiaramente di aver stimolato curiosità da parte dei partecipanti, ma vedo dai commenti mi sembra di sì. Allora, se non ci sono altre domande e altre curiosità, andiamo con la chiusura. Prossimo ah, autore. grande, prossimo autore, vabbè. Faremo una monografia di quattro ore su Stefano eh sì, Snyder no. e i suoi lavori giovanili. Autore <ride> ti ringrazio, ma no. Eh, però ora ci lavoriamo con che Francesco chiede, Francesco ah, chiede sì. con che macchina fotografava questo lavoro lo ha fatto con una Rolleiflex e con una Leica M con uh, tre ottiche 35, 50 e 90 se non ricordo male ho guardato in alto perché ho guardato hai detto sì. Rolleiflex, ho guardato la mia Rolleiflex qui a casa eh. se, se ah. che, sta che sta là sopra il allora vengo eh, io a casa bello mio. Eh, allora <ride> il, il libro è vivo Dice sì, assolutamente. A me stupisce la semplicità dello scatto, eh, ma infatti, guarda, Maria, è proprio questo che stiamo cercando di fare, cioè di, di semplificare anche tutta una serie di elementi no? che, che, che appartengono all'immagine. Vediamo, lo diciamo anche da, da parte di chi insegna nei corsi, A te vediamo delle persone che, che si incastrano il nel cervello no? nella realizzazione di. Scatti impossibili, problematiche tecniche su problematiche tecniche, no? sì. quanto in realtà la fotografia prima di tutto è comunicazione, no? è trasmettere un'idea, certo. un sentimento, un'emozione. Eh, e in questo probabilmente certo, vai, no. vai, Agostino. Scusami, la cosa, la cosa più difficile è fare, è fare foto interessanti. Certo. No? Le foto belle, tutto sommato, si riescono a fare. Le, le macchine moderne, eh, Le Canon, ma non solo. Certo vabbè non era aspetta che ti abbiamo, quindi, quindi, abbiamo degli... ti ti perso un attimo Agostino? Strumenti fantastici che ci consentono no, di... abbiamo perso un secondo vai, ah, vai, no, vai. Dice, mi senti? ah ok no dicevo semplicemente le macchine, le macchine moderne ormai ci aiutano talmente tanto nell'inquadratura, nella messa a fuoco, nell'esposizione, che davvero le foto diventa difficile, più, è più difficile sbagliarle che farle. però ecco la correttezza tecnica eh, ci aiuta, ma non basta. Eh, bisogna avere un'idea, bisogna darci, dare appunto alle immagini un contenuto, avere qualcosa di interessante da dire, e quello è lo scoglio, lo scoglio forse più, più difficile da superare. Insomma. Allora, concluderei con, con la riflessione semplicità. di Alessio: semplicità, parola chiave, no? che, che non è mai. Infatti, di l'aveva detto, detto anche su esatto, poco esatto, prima Maria. Sì, esatto, sì, vedevo sì. due commenti sì. analoghi. E ci sta perché tra le, nelle tre 4 quattro paginette della presentazione uh, ci sono queste due righe, secondo me interessanti, allora, che ci aiutano guarda, a chiudere un po' il cerchio. Perché, cosa, scrive. Scusa, Agostino, eh, con un attimo di, di suspense, Vai. provo a fare una cosa mo molto televisiva. Cioè, intanto, sì. prima di tutto, ringrazio tutti. No, ringrazio soprattutto Agostino, perché volevo chiudere con le tue parole. Quindi, Grazie con le tue poi. parole, poi ci azzittiamo eh, sì, ah, si sì, sfumo sfumi, con me okay. a fare questa cosa tecnologica allora dai. mi cammino <ride> verso il <ride> <Esattamente>, tramonto no <ride> esattamente no davvero grazie mille è stato veramente di, di, di stimolo e molto molto interessante vedo dai commenti anche che ci sono eh, che ci sono diciamo c'è un sostegno a riguardo quindi Agostino per forza ti aspettiamo per un'altra fotopillola prossimamente su questi schermi collegati Bene. online Bu e a te ti lascio la parola conclusiva, e da lì poi proverò a sfumare magicamente. Grazie Agostino. A voi, grazie. Scrive Jacques Herbach, con l'agilità, il mistero, il genio, la tristezza e lo strano riservo di un'ombra, ha fotografato scene mai viste prima su pellicola. Per questo Frank sarà riconosciuto come un grande della fotografia. Dopo che hai visto quelle immagini, finisci per non sapere se sia più triste un jukebox... ou uma bara.